Rendimi la gioia della tua salvezza. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, Dio. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Betzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere, sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me.» Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina.» All'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito di portare la tua barella.» Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina.» Gli domandarono allora: «Chi è quell'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio.» Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Ecco, abbiamo fatto una preghiera, non so se vi siete accorti, quando c'è stata la lode a Dio prima del Vangelo, abbiamo detto: «Crea in me, o Dio, un cuore puro, rendimi la gioia della tua salvezza». Una bellissima preghiera di cui non solo avvertiamo il bisogno, bensì anche Dio stesso avverte il bisogno che il nostro cuore si rinnovi, soprattutto in questo tempo di Quaresima. Un cuore nuovo, un cuore libero dal male, che bello! Il Vangelo di stasera, anche la prima lettura, ci danno due indicazioni su come possiamo agevolare questo rinnovo del nostro cuore da parte di Dio. Certo, quello è un prodigio che solo Dio può fare, darci un cuore nuovo, ma secondo la tradizione della Chiesa c'è anche qualcosa che dobbiamo fare noi. E cosa dobbiamo fare? Una nuova fede in Gesù,
Gesù c'ha il potere di darci un cuore nuovo e di farci camminare anche quando siamo paralitici. Non so se avete notato questo particolare del racconto. Si dice che questo malato era là da 38 anni e non era guarito perché non faceva in tempo a scendere per primo nella piscina. Secondo una tradizione, il primo che scendeva guariva. Lui non aveva nessuno che l'aiutasse, essendo paralitico, gli altri scendevano prima di lui. Ecco il contatto con Gesù che ci fa camminare. Però la prima lettura ci dice anche un'altra cosa, che questo cuore nuovo avviene immergendoci nell'acqua prodigiosa che è lo Spirito Santo. L'acqua prodigiosa che rende la nostra vita feconda, bella, è lo Spirito Santo. Allora ringraziamo il Signore perché già c'è nei nostri cuori, esprimiamo a Lui il grande desiderio che questo Spirito Santo cresca come è cresciuto il fiume prodigioso che ha visto Ezechiele. Così sia.